entrato sei come se stessi già da tempo qui a San Benedetto, sei subito inserito. Sì, questo grazie al gruppo e al mister mi ha dato la possibilità di giocare subito e sono contento. Non era facile, però sono contento perché il gruppo mi ha aiutato tanto e mi sono inserito subito. Che Samp hai trovato in evoluzione tecniche rispetto al passato? La Samp che risulta più vittoria, un pareggio, diciamo, in fase positiva? Sì, sicuramente in fase positiva, anche perché prima non ci stavo, quindi non sapevo bene il tutto, però adesso siamo contenti. Abbiamo fatto un pareggio e due vittorie importanti, bisogna continuare così perché ancora è lunga e non bisogna abbassare la guardia. Ogni partita sempre dei passi in avanti, no? Non solo da parte tua ma da tutto il gruppo e di tutta la squadra. Piano piano state assimilando quello che sono le idee di Sanderra e poi insomma si vedono anche i risultati in campo. Sì, questo sì, sicuramente il mister ci chiede di fare determinate cose e noi le dobbiamo fare al 100%. Piano piano ci stiamo sempre amalgamando verso il nostro obiettivo e stiamo cercando sempre di fare meglio ogni partita. Una bella differenza per convenzare Sandro, no? Sì, vabbè, sicuramente. Voglio andare in campo, l'ambiente. Sì, vabbè, sicuramente la differenza si è notata subito, ecco, perché quando giocate in casa col Gubbio sembrava un sogno, perché a Lumezzano ho fatto 21 partite e sembrava di giocare sempre fuori casa, e quindi per la prima volta ho giocato in casa. Gubbio che ha vinto il recupero 1-0 e sale 3 punti, l'ottavo posto questa sera, 7 lunghezze di vantaggio sui playoff. Ancora presto da giocare in 8 punti. 8, sì. Sì, perché l'ho visto prima, quindi sono 8. Sì, diciamo che non so pochi, ma non sono nemmeno tanti, ecco, perché avete visto 2 settimane fa abbiamo vinto col Gubbio, sembrava l'avessero risucchiata sotto, ha fatto 2 vittorie e ha scavalcato di nuovo tutti. Quindi, come ho detto prima, ancora è lunga e ci sta tempo. Senti, domenica scorsa il mister ha detto alcune cose le abbiamo fatte bene, su altre dobbiamo migliorare. Dov'è che secondo te dovete migliorare? E se ne avete ovviamente parlato con il mister? Sì, sicuramente ci sta sempre qualcosa da migliorare, ecco. Magari con domenica a Fano dobbiamo migliorare un po' di più, dobbiamo gestire un po' meglio la palla, soprattutto nel finale. Però l'importante era portare 3 punti a casa, per quanto riguarda il migliorarsi lo faremo in settimana. Senti, dal punto di vista personale, no? Cos'è che stai facendo meglio rispetto a ciò che vuole Sanderra e cosa stai facendo peggio secondo te? Oh, io cerco di fare sempre del mio meglio, ecco. Come ha detto. Sì, no, magari cioè le idee degli allenatori non sono molto differenti, ecco. Magari bene o male tutti seguono la stessa linea, magari qualcuno ti chiede di fare determinate cose, qualcuno delle altre, però bene o male non cambia molto, ecco. Domenica una gara sembra sulla carta facile, ma poi non lo è, perché comunque la squadra che con i grandi si è sempre espressa bene. Sì, sulla carta possono sembrare facili perché ci sta la classifica che parla, però avete visto anche domenica a Fano che era ultima in classifica e ci ha messo in difficoltà in alcuni sfrazzi della partita, quindi dovremmo essere concentrati molto più di Fano per portare a casa il risultato. I tuoi obiettivi con la Samp e anche personalmente quali sono? Sicuramente l'obiettivo è scendere ai playoff. Se lui scendo con la Samp anche a livello personale sicuramente è una buona cosa, ecco. Quindi speriamo di arrivare il più in alto possibile per disputare.